Allora, io volevo condividere con voi quella che è una preoccupazione o forse un'aspirazione, un desiderio, chiamiamolo come volete. Quello che mi chiedo è che penso che sia necessario non tanto convincere noi, noi siamo tutti convinti, conto su di noi e credo che noi tutti insieme andremo avanti. Però, siccome noi vogliamo cercare di fare qualcosa di buono per il nostro paese, e per l'Europa, penso anche che dobbiamo porci la preoccupazione, l'aspirazione e il desiderio di convincere magari uno, poi due, poi tre, poi non so quanti, sempre di più di quelli che hanno votato per gli altri. Allora, qual è il modo, qual è la strada per farlo? Qui credo che ognuno di noi, parlando di questo, probabilmente abbia la sua ricetta. Io provo a dire quello che penso e valutate voi. Noi non dobbiamo, o meglio, abbiamo un problema di etichette. Cioè, non di etichetta perché siamo particolarmente educati, molto seri, non, anzi, bravo Pier Camillo che adesso hai alzato anche la voce, ma abbiamo un problema di etichette, non dobbiamo farci attaccare addosso delle etichette. Il gioco di Salvini è facile con noi se ci appiccica l'etichetta di quelli che stupidamente dicono che è bella questa Europa. Non è così. Io non penso che sia bellissima questa Europa. Quella frase di Pannella là dice che è un'altra l'Europa che ci vuole, gli Stati Uniti d'Europa, che è molto diverso. Allora, è facile dire, se io vi chiedo qual è il politico più lontano da noi in questo momento, la so già la risposta, non c'è bisogno che me la dite, è Salvini. Ok, Salvini. Salvini perché? Anche perché alza dei muri fra il confine esterno dell'Europa, che siamo noi, e quello che c'è extra UE. Ma noi possiamo essere etichettati come i macroniani quando Macron fa arrestare un suo concittadino che ha dato una mano a una donna incinta extracomunitaria che voleva passare il confine dentro l'Europa? Allora, è questa l'Europa che vogliamo? Chiaramente no. Chiaramente no. E quando l'altro ieri Juncker ha fatto, devo dire, un bellissimo discorso sullo Stato dell'Unione dicendo: attenzione, se noi vogliamo essere davvero l'Europa che pensiamo di essere, noi dobbiamo mettere delle sanzioni fortissime a chi alza le barriere dentro l'Europa, tra paese e paese europeo. Macron quelle barriere lì le deve tirare giù, perché non è possibile che noi accogliamo e poi lui chiude, e l'Austria chiude, e l'Ungheria chiude. No, non funziona così, non è questa l'Europa. Noi vogliamo un'altra Europa. Ma accantono questo discorso, ecco, le etichette, attenzione, non facciamoci etichettare. Siamo un po' più furbi se possibile. Per essere più furbi, dov'è il punto? Il punto è che Salvini, finché giochiamo sulla sua onda, dove lui è il campione del surf, vince sempre. L'onda dell'immigrazione, mi dispiace, ma abbiamo perso quella partita lì per ora, attenzione. Ma quanto vogliamo parlare ancora di 180 che forse arrivano, forse non arrivano su una spiaggia italiana domani o dopodomani? Ma 180 persone che arrivano o non arrivano, ma ci cambiano la vita? Ci cambiano qualcosa? È questo il nostro problema. Ma voi lo sapete che ci sono ancora 38.000 italiani, visto che diciamo, dice lui, prima gli italiani, che vivono tra Umbria, Marche e Lazio senza casa perché c'è stato un terremoto. E allora sono peggio, sono più preoccupanti i 180 o quei 38.000? Di chi ti vuoi preoccupare? Però è chiaro che se noi stiamo al gioco di quelli che vogliono parlare dei 180, noi perdiamo. Noi perdiamo perché c'è Macron. Noi perdiamo perché l'Europa non fa l'Europa su questo. Ma il tema allora lo dobbiamo spostare. Il tema è l'economia. Ma vi rendete conto che stanno andandosene tutti quelli che hanno investito nei titoli di Stato italiani negli ultimi mesi proprio perché c'è questo governo? Ma ci rendiamo conto che hanno appena toccato il nuovo record di debito pubblico? Questo è il problema. Loro hanno promesso cose che non potranno mantenere ed è lì che li dobbiamo inchiodare. Quella è l'onda che noi dobbiamo prendere ed è su quell'onda lì che noi vinceremo. Su quella, ma con delle proposte, con la qualità della nostra proposta. Perché raccontare in giro che si può regalare tutto a tutti è una cosa che deluderà. Lo ha fatto Renzi ed è finito come è finito e stiamocene lontani, vi chiedo, stiamocene lontani. E lo ha fatto Salvini con Di Maio.
Quella roba lì, Salvini, Di Maio, Renzi, chi volete, Minniti, che faceva esattamente quello che fa Salvini, perché li lasciava in Libia a morire, li lasciava, e Salvini li vuole riportare in Libia dove li lasciava Minniti. Allora noi da quella roba lì prendiamo le distanze, noi siamo la novità di questa politica italiana, siamo la novità della politica europea perché vogliamo cambiare l'Europa, e io sono un sovranista, sì sono un sovranista, ma europeo. Grazie. Grazie Carlo Romano, la parola.